E allora ragazzi, io sono Callaro e siamo qui per la terza parte di Pokémon Ultra Rosso. Nella scorsa parte ci eravamo lasciati qui davanti alla palestra dopo aver sconfitto Brock. Adesso ci dobbiamo ridirigere verso il Monte Luna, che dovrebbe essere, se non mi sbaglio, da questa parte. In effetti. Ecco il primo allenatore. Sì, mi hai visto, quindi la sfida deve partire. Lo sprite è completamente diverso da quello là di fuori. Non ci siamo nemmeno curati. Vedete. Andando il nostro Soul Sespion è troppo forte. Volevo usare un Chapchko, o come si chiama lui, perché con le pronunce in inglese sto messo davvero male. Noi continuiamo a usare Placage. E però lui ci butta giù. Cattivello Chapchko. E qua si tiene di una bella confusione. Per morire. Perfetto, è morto. Rowlet sta a livello 13. Finion all'11. Tapococo al 10. Tutti quanti sono stati di livello, tranne Medicham. Abbiamo battuto questa giungla ragazza. E abbiamo battuto questa ragazza. Continuiamo contro questo pigliamosche. E io ti ho visto nella foresta Virdian. Certo. O Bosco Smeraldo in italiano. Continuiamo a usare confusione. Ma non è effetto su di lui, perfetto. Quindi dovremmo cambiare Pokémon. Proviamo col mettere Rowlet, dai. È quello più livellato. Non gli facciamo nulla. Wow. Però nemmeno lui che ci fa tanto. L'unità che serve? All'attacco si abbassa. Abbassiamogli un altro con l'attacco. Plicotazzo, cos'è? Una mossa, wow. Sì, abbiamo buttato giù. Perfetto. Tocca a un Hubat. Noi cambiamo Pokémon perché è quasi morto. E mandiamo me, diciamo, un'altra volta. Sperando che sia efficace questa volta. Usiamo confusione. Beh, in effetti è stato davvero molto forte. Anche lui usa confusione, ci fa critical hit. Noi usiamo un'altra volta confusione. E lo buttiamo giù. Perfetto. Lui manda un campo Weedle e io vorrei provare Tapu Koko. Sono dello stesso livello. Usiamo con onda Tueno. Ah, che tuono onda. Almeno l'ha paralizzato, ok. Lui ci rallenta. Usiamo Impact Tueno. Fortissimo. L'abbiamo buttato giù molto molto facilmente. Tutti guadagnano 55 punti esperienza. Nessuno sale di livello. Io direi di andare a curarci per far tornare in gara Espeon molto velocemente. E adesso tornare sul nostro percorso. A macellare altri stupidi allenatori che cercano di sconfiggermi. Sì, sì. Che bello il costume. Anche lui ha un Finion. Idea di fare azione. Gli facciamo davvero tanto. Lui usa pistola acqua, ma non riesce a farci nulla. Da poco cosa livello 11. E lui manda in campo Sneak. Che ci abbassa l'attacco con prepotenza. Gli togliamo quasi metà vita, diciamo un terzo. E lo buttiamo giù con l'ultima azione. Medicham sale anche livello 15 e supera addirittura Espeon. E vuole imparare un'altra mossa che non so cosa sia. Vediamo cosa c'ha. Non so che mossa sia, quindi no. Rowlet sale livello 14 e vuole imparare un'altra mossa di cui non capisco cosa voglia dire. Vediamo se è abbastanza forte. 55. Dai, togliamola al posto di impressionare. E vediamo questa mossa dotata di stab. E ho battuto anche questa bambina,
che però dallo sprite del gioco è totalmente diversa. Tocca un altro pigliamosche. Che ha uno Zorua, wow. Io direi di andare con l'acciaio. Però missiamo un'altra volta. E lo riusciamo a battere. Cambiamo il Pokémon. Ok. Tocca a Leafeon. Andiamo ancora con Codaferria. Gli facciamo davvero davvero tanto. Saliamo anche livello 15, ottimo. Qualcuno sale? Finn sale al 12, perfetto. E Tapu Koko anche al 12. Proviamo, dai, proviamo un po' a usare Finn. Panseggia al nuve. E noi usiamo Pistolacqua. Anche se non gli facciamo nulla. Quindi cambiamo Pokémon. Andiamo a Tapu Koko, dai. E voglio usare un po' tutti, voglio vedere. Questa mossa è davvero potente, però non è molto efficace. Perché mi dimentico che non è una extreme randomizer dove cambia anche il tipo. Questi Pokémon hanno sempre lo stesso tipo. Vabbè, direi di cambiare con Metapod e mandare Medicham. Usiamo Confusione. E gli facciamo davvero davvero tanto. Lo sciottiamo addirittura. E infatti lui muore. Tocca a questo pigliamosche, ancora. Una lotta in doppio, wow. Io devo usare Placage su Metapod e Confusione su Snover. Abbiamo scelto Snover. Adesso tocca solamente shottare Metapod. L'abbiamo abbattuto con tanta facilità. Abbiamo abbattuto anche questo stupidissimo pigliamosche. Scendiamo giù e c'è questa bambina che ci sfida. Che però non è una bambina, è una signora. Che manda in campo un Panseggio al 14. Noi con Colaferrera gli facciamo davvero davvero tanto danno. E finiamolo facilmente con un attacco rapido. E abbiamo battuto anche lei, stava andando davvero davvero bene. Tra poco sarà di livello. Attacco rapido, sì, potremmo farglielo un segnale al posto di Latigo. Perché la mossa è inutile. Ok, continuiamo. C'è questo ragazzino qui. Ehi, vieni qua. Ah, non vuole lottare. Perfetto. Percorso 4. Tu vuoi lottare? No. Si complimenta per il fatto che noi abbiamo la nostra medaglia roccia. Anche lei si complimenta. Va bene, sì, è la prima palestra, è facilissima. E andiamoci a curare. Oh! Donna, curami! Chi capisce da chi ho preso questa frase è bravo, è davvero una bella persona. Adesso però vorrei andare a prendere l'ultimo membro della squadra. E cioè Gyarados. Vogliamo dare un nickname a Magikarp? Sì. Anche qui voglio farvi una sfida. Voglio vedere se indovinate da dove ho preso questo nome. Anzi, no. Questo nome. Ehi. Sbagliato? E che cavolo. Capo, questo è il nome che voglio dare a Magikarp. Sono sicuro che qualcuno di voi già l'ha sentito. E saprà benissimo anche da chi. Ok. L'abbiamo preso. Perfetto. Andiamo a vedere adesso la nostra squadra al completo. Finita già al completo al terzo episodio. Wow. Che belle che sono le randomizer. Con Solspion, Medicham, Rowlet, Finneon, Tapu Koko e Capo. Potrà essere molto probabile che cambierò Pokémon visto che ci sono le ultra forme che voglio provare quasi tutte. Però non è detto, non è detto. Continuiamo la nostra avventura. Scendendo di qua. Da dove si va? Ah, ecco, guarda quanto sono ciecato, non me ne ero nemmeno accorto che c'era lo
lo spazio per entrare qui. Ed ecco il Monte Luna. Ebbene, io direi che per questo episodio può finire qui. Il personaggio è uscito senza volerlo dal monte. Ma vabbè, lo spiegheremo nel prossimo episodio. Se il video è piaciuto, mi lasciate anche un mi piace in su. Commentate, condividete questo video con tutti quanti per fargli vedere questo fantastico fan game. Ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con tutte le mie serie. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!